Nuovo video, gente, sono in questo luogo oscuro, sto per andare a recarmi a affrontare il boss, che è oltre quella porta là davanti a me. Prima, però, adesso visto che comunque ho poche anime, volevo fare un tentativo e buttarmi giù di qua, visto che sembrerebbe ci sia qualcosa da raccogliere. Quel candelabro lì, io non so se può essere una pedana per salire o scendere, oppure no. Ma guarda te, come faccio a sconfiggere quello sulle scale? Ok. Allora, là sotto dovrei esserci già stato. Allora, andiamo a caricare il più possibile l'energia. Ok, poi a questo punto penso che farò una mega corsa verso quella porta, perché come abbiamo visto nel video precedente ci sono parecchi nemici che pronti a ostacolarmi. Allora, qua io secondo me qua non bisogna scendere, anche se qualcuno me lo consiglia, ma coraggio richiesto, breve prova salto. Io di coraggio ne ho veramente poco a fare questa cosa, quindi proseguo. La porta è quella, qua c'è da correre un attimo e basta, c'è da correre un attimo e basta. Anche perché adesso suonano le campane, arrivano mille nemici, mille, e inizia a diventare un po' impegnativo. Ecco. Infiliamoci subito qua dentro, prima che arrivano. Ok, questo mi sa che è tosto. Aia. Ok.
Non so che cavolo ha fatto, ma sembra una brutta cosa. Si è potenziato, gli tolgo meno energia adesso. E muori! Sì, bene. Bene. Quello io lo eviterei bellamente. Sì, ma qua non c'è un falò. Qua non c'è un falò. Ho preso l'anello del re. Questo qua dov questo anello dovrebbe permettermi di aprire le porte. Oh, eccola. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage and venture to the far east, bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Quindi il re è stato abbattuto? Un re è quello? Quello è il re! Ma io ci posso parlare?
Questo è il re. Ma devo ucciderlo? Lo posso uccidere o no? Perché, boh, sinceramente lui non mi attacca, perché dovrei ucciderlo? Quindi adesso non so, intanto rifletto se ucciderlo o no quel re. Qua mi dicono povera anima, quindi provo attacco. Qua però ne è morta veramente tantissima gente, io ho 55.000 anime. Però non mi attacca alla fine. Perché? Mi dispiace un sacco ammazzarlo. E lì bel tranquillo, beato, che si fa la sua passeggiata. Allora, prima di tutto, visto che ho 55.000 anime, vado a salire di livello. Poi vedo che fare. Allora, torno indietro. Allora, voglio provare a fare un tentativo e sconfiggere il re. Proviamo a vedere se succede qualcosa. Ok, questo mi aumenta la difesa fisica. Questo me lo tengo. Ok, allora niente, facciamo così. Anzi, facciamo così. Mettiamo l'anello del re. Non succede ugualmente nulla. Niente, allora proviamo. Ah, questo qua mi rimetto questo. Non mi ricordo cosa avevo. Oh, questo che mi aumentava l'attacco, ok. Proviamo a tirare un colpetto al re, vediamo che cosa succede. Non fa niente. Non fa assolutamente niente. È proprio... Ok, niente. Allora, adesso con l'anello del re ho la possibilità di aprire diverse porte. Tutte quelle dove mi dicevano mostra il simbolo del re. Quindi ho parecchio da esplorare ancora. E allora, se non ricordo male, ce n'era una. Vabbè, adesso faccio prima a farvele vedere. Allora, quella prima location dove andrò. La prima location dove andrò a utilizzare l'anello è questa. Spero di ricordarmele tutte, anche perché sono passate tante ore di gioco da insomma dall'inizio, quindi sarà un po' difficile ricordarsele tutte, ma tenterò di dare una completa esplorazione al gioco. Allora, dal prossimo video inizierò a esplorare le location con l'anello del re. Niente, quindi vi invito a seguire il prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale.